saluto a tutti da Marisa Carone e bentornati a un nuovo appuntamento con TG7 e mobilnews.it. Bentrovati anche da Luigi Palumbo e passiamo subito alle notizie di questa settimana. In apertura parliamo di IMU, dei nuovi aumenti dell'IMU con il 17 dicembre, data fissata per il saldo finale dell'imposta, che si fa sempre più vicino. Sono previsti infatti aumenti dell'ultimo minuto in vista della scadenza del termine al 31 ottobre per l'approvazione dei bilanci preventivi 2012, dove saranno 14 i comuni che esamineranno i progetti di modifica dell'aliquota finale. L'asticella è già al top per l'abitazione principale in 8 città, cui si aggiungono altri 6 comuni, da Milano a Catania, che faranno scattare lo 0,6% solo sulle abitazioni accatastate in categorie di pregio. Grande la confusione tra i sindaci, sia rispetto alla scelta delle aliquote che rispetto alla necessità di far quadrare i bilanci alla luce del gettito incassato con l'acconto IMU di giugno. Quel che è certo è il trend generalizzato al rialzo delle aliquote. Secondo il Sole 24 Ore, da settembre ad oggi la tassazione media sulla prima casa è passata dallo 0,44% allo 0,45%. Lo stesso è accaduto con l'aliquota ordinaria, passata dallo 0,95% allo 0,97%. E dalla casa passiamo all'impresa, con un focus sui rilevamenti Istat relativi all'impatto della crisi economica sullo stato di salute delle aziende italiane. Secondo il dossier Struttura e competitività del sistema delle imprese industriali e dei servizi, il sistema delle imprese italiane ha registrato nel 2010 una diminuzione sia del numero delle imprese con un meno 0,3% che del numero degli addetti con un meno 1,6% rispetto al 2009, anno in cui la crisi produttiva si è sentita maggiormente. Nel 2010 le imprese attive dell'industria e dei servizi di mercato erano 4.372.143 ed occupavano circa 16,7 milioni di addetti, di cui 11,2 milioni sono dipendenti. Alla diminuzione del numero di imprese fa però da contraltare un importante aumento del valore aggiunto, che sale addirittura del 12,3%, spinto da piccole e medie imprese. Secondo l'Istat, le piccole imprese con meno di 10 addetti rappresentano il 94,9% delle imprese attive, il 47,8% degli addetti e il 31,1% del valore aggiunto realizzato. Male invece il Mezzogiorno, che nel 2010 ha contribuito solo per il 18% alla produzione di valore aggiunto nazionale. Torniamo adesso al mondo del mattone con una notizia che riguarda la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli. La tanto discussa Romeo Gestioni ha infatti rimesso il mandato al Comune di Napoli, restituendo di fatto a Palazzo San Giacomo l'onere della gestione diretta del patrimonio immobiliare. Il Comune ha ricevuto dalla Romeo ben 30.000 fascicoli per oltre 1.300.000 documenti amministrativi raggruppati in ben 4.000 scatole. Ci sono poi da aggiungere i 4.500 piani di rateizzo per posizioni non in contenzioso, ma soprattutto il Comune si dovrà far carico di 6.000 contenziosi legali su supporto cartaceo, relativi ad altrettanti giudizi intrapresi in nome, vece e conto del Comune di Napoli nei confronti di conduttori inadempienti o occupanti privi di titolo. Secondo alcune indiscrezioni, la gestione degli immobili potrebbe essere affidata in via provvisoria alla Napoli Servizi, che diventerebbe poi una società mista divisa tra Comune e il socio privato che si aggiudicherà la nuova gara internazionale per la gestione del patrimonio. Chiudiamo il TG di questa settimana parlando di sviluppo sostenibile e di impatto ecologico degli edifici, con una buona notizia che vede protagonista il nostro paese. Secondo infatti la classifica LEED, il sistema riconosciuto a livello internazionale di certificazione e classificazione dell'efficienza energetica e dell'impronta ecologica degli edifici, l'Italia è risultata essere il secondo paese europeo, dopo la Germania, per progetti registrati e certificati. 96 in totale, 19 quelli che hanno già ottenuto la certificazione. Una realtà che vede come locomotiva le regioni del nord, con Veneto e Lombardia in testa. Anche se qualcosa si sta muovendo anche a Roma, come ha spiegato Mario Zoccatelli, presidente del Green Building Council Italia, secondo il quale l'Italia punta a
migliorare l'efficienza energetica degli edifici del 20% entro il 2020, con un programma che prevede così di ottenere un risparmio di 40 miliardi di dollari e la creazione di 114.000 posti di lavoro. Questa era l'ultima notizia, Marisa Carone vi saluta e vi ricorda che per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.immobilnews.it. Questa edizione del TG7 Immobilnews.it si chiude qui. Luigi Palumbo vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana per un nuovo appuntamento con TG7 Immobilnews.it.